Bene, cari amici, benvenuti alla decima puntata della Via del Cielo, la Via della Terra, un programma bisettimanale condotto dall'amico Ettore. Prima di passare la parola all'amico Ettore, voglio ricordarvi alcune cose fondamentali del nostro network, per esempio il nostro sito www.sciencewebnetwork.it, dove troverete anche la nostra chat e potrete interagire con noi. Potete venire anche via Facebook, perché abbiamo anche il player sulla nostra pagina in Facebook. Mi raccomando, o face boc, come dicono, come dico io, non dicono. Il nostro indirizzo email sono info@science.com per chi volesse scrivermi, farmi delle domande, insomma parlare con me. E invece per chi volesse interagire con il nostro direttore artistico, il grande, il mitico Gianluca, può scrivere a gianluca@science.com e può parlare con lui anche della sua trasmissione giornaliera, una puntata a settimana, che è The Rock Band History. E invece per quanto riguarda il responsabile organizzativo dovete rivolgervi a Luca, luca@science.com, anche per le dirette del lunedì sera oppure anche per proporvi in nuove trasmissioni, perché siamo sempre alla ricerca di nuovi speaker. Detto questo, che ci voleva, e quindi fa duopo, caro Ettore, io ti passo la parola e iniziamo la decima puntata della Via del Cielo, la Via della Terra. Vai, caro Ettore. Perfetto, grazie caro Rosario. Allora, sempre sciencewebnetwork.it. Se stasera nell'ambito della trasmissione La Via del Cielo, La Via della Terra, anzi La Via del Cielo, come sei tu, questa volta è la Via del Cielo, quella di cui parliamo, cioè dell'astrologia. La Via della Terra è il Feng Shui, anzi in dialetto mandarino il Feng Shui. Bene, quello che si scrive Feng Shui, che trovate su tutti i settimanali per signore. Bene, a questo punto, altra volta che abbiamo fatto, l'ultima volta che abbiamo fatto astrologia, cioè 4 settimane fa, abbiamo parlato di tutti i pianeti, compresi quelli che non abbiamo ancora visto. E oggi ho sentito una trasmissione, scusate, praticamente è stato avvistato un bel pianeta, bello grosso, pare che abbia 4 volte il diametro di Giove, un pianeta che orbiterebbe tra il nostro Sole e un altro punto. Adesso non si sa se ha, insomma, ha un'orbita molto molto ellittica, molto schiacciata, e potrebbe essere il famoso pianeta Nibiru di cui parlano gli scritti dei Caldei. Appunto, già i Caldei sapevano che i pianeti erano 12, quindi non è escluso che il 12esimo appunto sia questo pianeta qua. Ha una massa notevole, perché si parla di 4 volte la massa di Giove, che è il pianeta più grosso del sistema solare. E vediamo un po', ecco, potrebbe essere stato anche lui responsabile dell'estinzione dei dinosauri a suo tempo, eccetera. Diciamo a vedere, forse è tutto ricollegato poi al discorso della fine di questo mondo, non del mondo, di questo mondo. In ogni caso, io ho già notato dei bei cambiamenti, di un certo risveglio dopo il fatidico 21 dicembre, in cui dicevano arriva la fine del mondo. No, in realtà sono arrivano anzi sempre più forti determinate energie di risveglio, per cui c'è gente che non ha mai trattato determinati argomenti che si trova lì a parlarne, che non sai bene come mai. Dici, ma questo qui è stato illuminato, insomma, vediamo un po'. Ok, ancora, quindi questa sera, chiuso il discorso perché dei pianeti, 12 compreso il Sole, perché anche il Sole e la Luna sono considerati pianeti in astrologia. Pianeta vuol dire una cosa che erra, che cammina, che si muove, per contrapposizione con le stelle fisse, che invece hanno uno spostamento di un grado ogni 72 anni, quindi apparivano chiaramente ferme agli astronomi di un tempo. Bene, parleremo un attimino di astrologia meteorologica, visto che abbiamo una situazione meteorologica molto particolare di questi tempi.
pensato di trattare un momento questo argomento qua. Ad esempio, noi abbiamo una pubblicazione fantastica, veramente favolosa, che si chiama Il calendario delle semine e che non è quello che si trova normalmente in stile frate indovino. Questa è una cosa maledettamente seria, fondata sull'astrologia, in particolare sull'astrologia siderale, cioè non considera i segni zodiacali, mi considera proprio le costellazioni. L'editrice di questo libello è l'editrice antroposofica e l'autrice Maria Thun, scritto Thunn, come quelli delle stufe ma con una N in più. Bene, questo libro va in stampa a novembre dell'anno prima ed è di una precisione assoluta per quel che riguarda la meteorologia dei 12 mesi successivi, dell'anno successivo. Quindi è una cosa strana, però ci prendono come utilizzando l'astrologia. Non solo, danno delle indicazioni molto, molto esatte, molto precise sul tipo di piantagione da trattare in un certo periodo a secondo della costellazione, non del segno. Sapete che ci sono circa 30 gradi di differenza tra un segno e una costellazione, quindi chi è nato in Capricorno, in realtà il suo sole, quando lui è nato, si trovava nella costellazione del Sagittario, cioè quella prima. All'epoca la coincidenza tra segno e costellazione risale circa 2100 anni prima di Gesù, in cui c'era appunto l'età dell'Ariete. L'età dell'Ariete che ha tirato fuori quelle civiltà legate appunto all'Ariete, al capro, il mito di Giasone, il vello d'oro. E prima c'era stato il toro e la civiltà dominante era stata quella egizia che adorava il bue api, il toro in realtà era un toro, il toro api, quello con la stella bianca in fronte, tutto nero con la stella bianca in fronte. Ne nasceva uno ogni tanto, veniva divinizzato. Prima ancora c'era Castore e Polluce, la religione di Castore e Polluce, quindi i gemelli, eccetera. In pratica, quando è arrivato il cristianesimo, il sole, il punto, diciamo, equinoziale, è entrato nella costellazione dei pesci. Infatti il pesce è stato il simbolo dei paleocristiani e ancora adesso viene utilizzato. Il pesce, in quanto in greco, il pesce si dice Ichthus, era l'acronimo di Jesus Christos Theos Uios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Per questo, i cristiani, si firmavano col simbolo del pesce. Bene, quindi punto equinoziale in pesce abbiamo avuto il cristianesimo. Poi si parla tanto dell'età dell'acquario. Dicono deve essere già cominciata, eccetera. No, no, no. In realtà ogni epoca dura 2160 anni. Quindi, se vogliamo porre all'anno zero l'entrata l'entrata nei pesci, quindi con l'inizio del cristianesimo, insomma, l'acquario non lo vedremo prima del 2160, o meglio, in realtà si tratta di una dissolvenza incrociata, cioè vanno via gli influssi di un segno, arrivano quelli di un altro, per cui più o meno un centinaio di anni ci vanno tutti per passare da un segno all'altro. Anche se dicono che essendo l'acquario un segno abbastanza improvviso, sarà una cosa più repentina. Beh, staremo a vedere. Quindi, torniamo appunto al discorso del calendario delle semine e dell'utilizzo dell'astrologia per le coltivazioni. Noi abbiamo, i segni sono divisi in quattro elementi: il fuoco, cioè che sono Ariete, Leone e Sagittario, la terra, Toro, Vergine e Capricorno, l'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Mi raccomando, dite Acquario senza la C, perché l'Aquarius in latino era l'uomo che portava l'acqua,
un po' quello che fanno adesso quelli che ti portano a casa le bottiglie di acqua minerale. Ecco, e poi c'è ancora i segni. Ci sono ancora i segni di acqua, che sono il cancro, lo scorpione e i pesci. Ricordatevi, l'acquario è un segno di aria, non è un segno di acqua, anche se il nome potrebbe trarre in inganno. Bene, a questo punto, chi ha studiato questo calendario del semine ha studiato delle analogie tra la pianta e questi quattro elementi. E questi io direi di vederli dopo, dopo la pausa musicale. Cosa dici, Saius? Benissimo, già siamo passati dopo 11 minuti alla pausa musicale. Benissimo, Ettore, mi fa piacere. Ecco. Vedi? Vedi che va bene così. Questa sera, Ettore, ho scelto una cantante che mi piace perché è una brava cantante, sempre dal mondo della licenza Creative Commons. Si chiama Grace Kelly. E il primo Un'altra. brano, un'altra? Sì? Un'altra Grace Kelly. Sì, no. Sì. Cioè, hai ragione, è vero. Sai che non ci avevo pensato. Bene, È allora, risorta, hai visto che si era se incarnata? è Te lo rincarnata. dicevo. Il primo brano è Nighttime Star. Scusate il mio pessimo inglese, ma purtroppo ho solo studiato a Oxford e quindi non posso fare altro. Io Cambridge. Quindi, caro Ettore, mandiamo il primo brano di Grace Kelly. Stasera dedichiamo tutta questa cantante, tutta la serata. E vai con la canzone. You are my morning and my nighttime star. You are the voice inside my head when I can't figure out what's going on. You help me get by simply being. You are my sunshine and my guiding light. You are the voice that brings me closer to my dreams. You're always there to guide. You help me get by simply being. Nighttime star, you paint the colors of a warm spring day. You make the colors come to life. You help me get by simply being you. Touch the ground and no one can bring me down. You are my world, you are my smile. You're my baby, you bring me to that higher place. We love, we laugh, we make mistakes, but even through the bad, you are there to love me, there to guide me. Thank you.
too high to touch the ground, and no one can bring me down. You are my world, you are my smile, you're my baby. You bring me to that higher place. We love, we laugh, we make mistakes, but even through the bad, you are there to love me, there to guide me. Molto bene cari amici, siete sempre all'ascolto di Sites Web Radio in www.sitewebnetwork.it. Mi raccomando, interagite con noi sulla nostra chat e state ascoltando, perché state ascoltando una meravigliosa trasmissione condotta dall'amico Ettore dal titolo La via del cielo, la via della terra. Questa sera Ettore ci sta parlando dell'astrologia, poi Ettore mi confermerà se è vero oppure non è vero questo. Perché non mi sono addormentato, Ettore. No, sono noioso, ma non così no, tanto. No, anzi, quando io preparo poi la registrazione, me l'ascolto sempre tutta di nuovo, quindi puoi immaginarti. E quindi, caro Ettore, dopo detto questo, dico agli amici, passate parola, fate venire tutti i vostri amici, venite sul nostro sito www.sitewebnetwork.it, usate la chat, interagite con noi, fate le domande ad Ettore. Ettore, ti passo la cosiddetta palla, vai! Eccomi, stavamo parlando che qualcuno, nel caso Rudolf Steiner, ha visto l'analogia tra gli elementi, i quattro elementi aristotelici, quindi dei segni che abbiamo detto prima, il fuoco, la terra, l'aria e l'acqua, li ha visti in relazione con la pianta e ha visto che il fuoco, quindi che lui chiama elemento calore, è favorevole ai frutti. L'elemento terra chiaramente alle radici, l'elemento acqua alle foglie e l'elemento luce, che lui chiama luce, cioè aria, è relativo, da energia ai fiori, alla parte fiore della pianta. Quindi ha studiato, ha detto, benissimo, allora questo cosa vuol dire? Quando la luna è in ariete, in sagittario, in leone, quindi in segno di fuoco, avremo un'energia di calore e quindi saranno favoriti i lavori da farsi sui frutti. Ad esempio, se io ho da mettere, da piantare degli alberi da frutta, chiaramente farò tutte le operazioni di cura, di piantamento no, è meglio in terra, perché la pianta deve fare radice. Una volta che è ben radicata, farò tutte le operazioni in quei 2 o 3 giorni in cui la luna è in segno di calore, fuoco, quindi frutti. In questo modo, con meno energia, senza chimica, senza concimi chimici, io avrò comunque un buon e abbondante raccolto. Io ho visto delle fotografie relative a un orto di spinaci che era stato diviso in 4 settori ed erano stati lavorati un settore in segni quando la luna stava in costellazioni di fuoco, uno in costellazioni di terra, uno in foglia e l'altro in aria luce. Quindi quello coltivato, il rettangolo, il settore di questo orto coltivato, trattato con gli spinaci trattati in giorno di terra, avevano delle bellissime radici, delle quali però non ce ne fregava niente, perché noi degli spinaci mangiamo le foglie. Quando invece erano stati coltivati
in segno di, in costellazione di acqua, ebbene lì le foglie erano veramente rigogliose. Quindi, con lo stesso sforzo, utilizzando, rendendosi amici, le energie delle costellazioni, abbiamo la possibilità di fare una coltivazione, appunto, di ottenere maggiori frutti, maggiore quantità di quello che ci serve, senza dover dispendere maggiori energie, e andando anche a risparmiare, perché i concimi chimici non è che li regalino, mi pare. Ecco. Poi Steiner individuò ancora dei giorni cosiddetti critici, in cui, per esempio, ad esempio, quando la Luna si trova al perigeo, cioè troppo nel punto più vicino alla Terra, oppure generalmente questi giorni critici accadono quando la Luna passa su un nodo. Il nodo è praticamente chiamati, sono la testa e la coda del drago. L'asse del drago. Cercate di visualizzare, voi avete presente la Terra che ruota intorno al Sole. La Terra che ruota intorno al Sole praticamente occupa un piano, quindi piano della rivoluzione della Terra intorno al Sole. La Luna, quando fa la sua rivoluzione intorno alla Terra, occupa un piano diverso, un piano che è inclinato rispetto a quello della Terra. Pertanto, l'intersezione tra i due piani è chiamato asse del drago. Bene, quando la Luna attraversa questo asse del drago, è generalmente un giorno critico. Perché? Perché passa dalla semiorbita sud alla semiorbita nord o viceversa. E questo porta a degli scompensi, insomma. Per cui in quei giorni lì è meglio riposare, è meglio non fare nessun lavoro sulla Terra. Anche perché si rischierebbe di fare marcire le cose anziché farle fruttare. Questo è quanto constatato, insomma, tutto quello che ha detto Steiner poi è stato verificato sperimentalmente e confermato. Un'altra cosa, se voi avete dunque altri, stavo guardando altri giorni, se voi prendete questo calendario, i giorni critici appunto sono segnati, c'è scritto GC. Poi c'è scritto la M che vuol dire maltempo, c'è il fulmine che indica tendenza temporali, V è tendenza a vulcanismo e T tendenza a terremoti. Andate a vedere nel passato eventuali terremoti che vi hanno coinvolto, se ricordate la data, li troverete tutti sul calendario delle semine, precisi, precisi, il giorno giusto. Chiaramente non può dire questo calendario in che zona del pianeta verranno questi terremoti, però ci sarà questa tendenza ai terremoti. Invece per quello che riguarda l'andamento del maltempo o del bel tempo, quello lì riguarda bene o male il meridiano dell'Europa centrale, il cosiddetto MEZ, che sarebbe il Mitteleuropäische Zeit, cioè il tempo dell'Europa centrale, dell'Europa di mezzo, dicono i tedeschi. Quindi l'uso del calendario delle semine va benissimo, di questo calendario delle semine va benissimo per tutte le coltivazioni con poco sforzo e grande risultato e senza dover spendere in chimica. Un'altra cosa che ha notato Steiner è che esiste un tempo di piantagione in cui la Luna praticamente scende nel cielo, ovvero voi avrete notato, se ogni tanto alzate gli occhietti e guardate su, che delle notti la Luna è molto alta, altre notti invece è più bassa. Quindi alcune notti tramonta e sorge più a nord, altre notti invece più a sud. Bene, quindi la Luna non occupa sempre un'orbita nel cielo, bensì occupa, questa orbita si sposta, orbita occupata si sposta. Conseguentemente, quando l'orbita tende a salire, praticamente la Luna passa dalla semiorbita sud a quella nord, quindi dal punto più basso verso il punto più alto, avremo una tendenza all'energia molto più yin. Questo
se noi piantiamo un seme in quel periodo lì, ci sarà una tendenza del seme a marcire e a non fruttare. Al contrario, se noi lo piantiamo quando la luna si abbassa nel cielo, cioè passa dal punto più alto verso il punto più basso, il seme ha più possibilità di radicare, quindi e più ci sono più valori yang, valori terra, il seme mette a radice. Questo è il quanto constatato. Ecco, questo visto che l'astrologia deve essere una scienza pratica, voi capite che bisogna cominciare dal fare gli esperimenti sulle piante. Se uno ha un orto, da domani può fare tranquillamente questi esperimenti. Ecco, tanto così per curiosità, andiamo a vedere una cosetta. Qui adesso ho il tabulato del mese di giugno. Oggi, martedì 4 giugno, alle ore 15, la Luna è entrata nella costellazione dell'Ariete. Uscendo dai Pesci è entrata in Ariete, quindi si è passati fino alle ore 14, si potevano fare lavorazioni di acqua, quindi legate alle foglie. E dalle 15, quindi un'ora di tempo alla Luna per cambiare di costellazione, dalle 15 invece siamo passati in costellazione di fuoco, l'Ariete appunto, e quindi dalle 15 si coltivano i frutti dove tutto domani fino alle 22, poi andiamo a dormire e poi di nuovo dalle 5 alle 14 di giovedì. Ecco, questo per capirci. Le costellazioni quindi si può verificare che hanno un'influenza molto precisa, molto corretta, e perché no? Perché non, come dice il Feng Shui, no? Nel Feng Shui si dice bisogna farci amici i draghi, cioè utilizzare quelle energie che ci permettono di non sprecare delle energie nostre, cioè nel Feng Shui si utilizzano i draghi, cioè queste energie che scendono dalle montagne o che emanano dai corsi d'acqua, per avere dei vantaggi, anche dei vantaggi pratici, anche economici, se andiamo a vedere, anche lavorativi, insomma. Quindi dobbiamo farci amici draghi, questo è il discorso del Feng Shui, e vale anche per l'astrologia. Dobbiamo farci amici queste energie planetarie, quindi metterci in moto quando loro sono attivi, in modo che ci diano una mano. Ecco, questo a grandi linee per quel che riguarda. Ripeto, come si chiama? Si chiama calendario delle semine, costa una dozzina di euro, 12-13 euro, e sono veramente ben spesi. Dopo, visto che abbiamo parlato dei segni, vi parlerò un attimo di come utilizzare questo calendario anche, non so, per farvi la birra, se siete capaci a farvi la birra, se non è il caso di imparare a farla, perché è una cosa molto semplice, gratificante. Uno sa quello che beve, sa che quello che beve non contiene conservanti, eccetera. Quindi io direi di parlare poi della birra, dell'utilizzo del calendario delle semine per farsi la birra. Cosa ne dici, Saiuz? Vuoi offrirmi un bicchiere di birra? Lo accetto volentieri. Quando passo dalle tue parti ti ho detto ti porto su una bottiglia. Io sono favorevolissimo a bere la birra, sai che diciamo, io non la so produrre, non la so fare, però la so bere. Ecco. Mi basta questo. E ti dirò una cosa, ti proibisco di metterla in frigorifero, perché la birra vera, quella buona, si beve a temperatura ambiente per gustarla. Ma se la fa birra molto caldo, come fai? Com'è? Quando fa molto caldo, come si fa? Si beve a temperatura ambiente. Ah, sì. Non lo so se mi piace a temperatura ambiente. Se la birra è buona, è ottima a temperatura ambiente. Se la birra è una schifezza industriale, magari in lattina, prodotta in 12 milioni di lattine al giorno, beh, allora scordatevi che sia una birra buona, ecco. Ma beh, questa piena di conservanti, non faccio nomi, ma ce ne sarebbero tanti. Ma sono d'accordo su. Ecco, quindi quella lì per forza bisogna mettere. Ma qui in provincia di Treviso c'è uno che la fa quasi artigianale. Non mi ricordo il nome, l'avevo bevuta, l'avevo incontrato in una fiera. Treviso? In provincia di Treviso. È uno con un camioncino giallo, un Ford del 1930. Non mi ricordo. Io guardavo solo la birra e bevevo solo la birra. Un rificio che va nelle fiere con un camioncino giallo, proprio un bel giallo cromo,
È un Ford del 1930. No, non credo che sia. Non lo so se è lui. Sì, sì, e lui fa appunto, vende le sue bottigliette di birra. Poi a Montagnana c'è un altro birrificio. Abbastanza bravo, insomma. Vedi Ettore, io sto facendo una bella fumata col mio toscano adesso. Con bel boccale di birra adesso mi farebbe proprio piacere, insomma, qua. Sì. Non so cosa uscirebbe dopo, insomma, però. Bene, Ettore, allora noi adesso sempre da Greschelli, perché questa sera è la serata di Greschelli, diciamo per quanto riguarda il piatto musicale, ok? Ma scusa, ma il principe Ranieri si è già incarnato anche lui? Non lo so, questo non te lo so dire. Non canta ancora, ecco. Non canta, credo. Comunque, non so se so pronunciare bene il titolo, che è Autumn Song. È canzone d'autunno. Sì, canzone d'autunno. Ecco, benissimo. Scusatemi, il mio inglese oxfordiano ogni tanto fallisce. Allora, Ettore, io faccio partire il brano senza dire vai, ma semplicemente buon ascolto col nostro brano. Thank you.
Molto bene cari amici, siamo ritornati in diretta, sono le 22.08 in questo momento e siete all'ascolto della diretta in compagnia di Ettore. Il sottoscritto così fa solo delle puntatine veloci giusto per mandare i brani e la trasmissione si chiama La Via del Cielo, La Via della Terra qui su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebnetwork.it. Allora vi rinfresco la memoria con le nostre email, se volete scriverci mandate un'email per quanto riguarda il sottoscritto info@saiz.com, per quanto riguarda il nostro direttore artistico gianluca@saiz.com, per quanto riguarda il responsabile organizzativo luca@saiz.com. Vi ricordo della trasmissione del grande, del mitico Gianluca tutti i giorni a mezzanotte, alle 6 del mattino, al mezzogiorno e alle 6 di sera, The Rock Band History, una puntata a settimana e Gianluca mette a nudo i grandi band rock che hanno fatto la storia del rock. Ok, allora, caro amico Ettore, io ti passerei di nuovo la linea e continuiamo con questa bella chiacchierata. E se non sbagli ci parli della birra adesso, vero? Esattamente. Allora, premetto che è dal 1996 che sono un birrafondaio, cioè mi diverto a farmi la birra e mi fanno parecchi complimenti. Visto che avevo queste conoscenze astrologiche, dico, ma vediamo un pochino di applicarle praticamente. E preso il calendario delle semine, ho detto qua bisogna, come Rudolf Steiner ha fatto con le piante, divise secondo gli elementi acqua, terra, fuoco e aria, dico io devo dividere la birra nella stessa maniera. E allora ho visto questo, che beh, l'acqua, i componenti della birra quali sono? L'acqua, il malto, il luppolo e poi il lievito. Quindi questi sono i quattro componenti base. Il malto, essendo zuccherino, e porta, quindi lo zucchero viene trasmutato dai batteri, dai lieviti, viene trasmutato in alcol. L'alcol è un elemento di calore, quindi ho detto bene, se voglio fare una birra con un grado alcolico più forte devo farla quando farla partire la fermentazione, quando la luna occupa una costellazione di calore, quindi di fuoco, e avrò una birra più alcolica. Queste cose i trappisti che fanno le birre le sanno, solo che non sono bravi come me che le dicono che le mettono sul web, cioè che le scrivo, che le mettono in, le dicono nelle radio web. Questo no, non lo fanno, si tengono i loro segreti. Ecco, e vabbè, vado avanti. L'acqua chiaramente corrisponde all'acqua, quindi le costellazioni, se voi fate una birra quando la luna occupa una costellazione d'acqua avrete una birra acquosa, quindi tutt'al più potrà andar bene, farà una birra per bambini che viene pochissimo alcolica, una birra estiva, ecco, potrete farla, fare le operazioni quando la luna occupa una costellazione d'acqua. L'aria, che corrisponde ai fiori nelle piante, quindi i fiori di luppolo sono quelli che si usano, quindi una birra tirata con la luna che occupa una costellazione d'aria sarà molto fruttato, sarà molto, si sentirà molto il luppolo come gusto, come sapore, quindi avrà una particolare amertume, si chiama in italiano, sarebbe il gusto dell'amaro, amertume, sembra una brutta parola ma vi garantisco che non lo è, segnatela, amertume. Poi invece i lieviti sono ricollegati, quindi per l'ultimo segno che rimane, quello di terra, quindi i lieviti alla terra. Se voi fate una birra facendo le lavorazioni quando la luna occupa una costellazione di terra, vi troverete troppi lieviti al fondo quando la birra sarà maturata, praticamente perderete un mezzo litro, un litro di birra perché ci saranno troppi lieviti. E questo non va assolutamente bene, sia per apparire il prodotto, sia perché appunto il gusto non è poi buono. Quindi se siete volete una birra piuttosto
leggera, fresca, ecco, quella consentirò di metterla che sia messa in frigorifero per l'estate, quella si può fare. Allora le lavorazioni andranno fatte con la Luna che occupa una costellazione d'acqua, quindi pesci, cancro e scorpione. Aria per valorizzare il luppolo, fuoco per aumentare il tenore alcolico. Quindi, ad esempio, io l'altra settimana, dunque vi dico anche quando esattamente, maggio, lunedì, dunque no, domenica 19 maggio, c'era una bella luna che stava nel segno del leone, quindi il segno più caldo di tutto quello che si può nell'anno, il segno più caldo, la costellazione più calda. Infatti il solleone, quando dice ah, oggi che solleone, cosa vuol dire? È il sole che attraversa la costellazione del leone. Quindi, e la canicola è sempre il sintomo di calore, è quando il sole attraversa la costellazione dei cani, che sta giusto vicino a quella del leone. Quindi vedete come l'astrologia ha sempre influenzato anche i modi di dire. Bene, in quella domenica lì ho preparato la birra di Natale. La birra di Natale è una cosa tradizionale del nord, che è una birra che deve stare tanto tempo in bottiglia, per cui si prepara adesso, si prepara con i primi caldi e si beve intorno a Natale, quindi i suoi 7 mesi in bottiglia se li fa tutti. Poi, dopo aver fatto qualche settimana in bottiglia, si deve portare in un posto abbastanza fresco. Io l'ho trovato già, un posto dove al massimo arriviamo a 15 gradi nel pieno dell'estate, quindi va molto bene per questa maturazione. Ecco, fate conto che questa birra di Natale è strepitosa perché occorrono, per fare 20 litri, occorrono 4,5 kg di malto. Quindi è una cosa bestiale. Raggiunge tranquillamente i 9 gradi svolti, 9 di alcol svolto, non saccarometrico. La saccarometrico lo svolto dovete dividere per 3. Quindi, ecco, i trappisti che fanno la Samichlaus, è una birra nera che si mastica molto molto densa, fanno un'altra operazione molto interessante. Ogni luna fanno il travaso della botte, cioè per riattivare i lieviti, quindi per produrre ancora altro alcol, prendono la birra da un tino, in santini piccoli chiaramente per poterli maneggiare, da un tino, e la versano in un altro tino, in modo da rimescolarla, riattivare i lieviti e quindi altro alcol. Bene, loro arrivano a secondo degli anni dai 14 ai 15 gradi di alcol, cioè supera abbondantemente la maggior parte dei vini. Quindi fate voi, insomma, cosa si riesce a fare con le lune. E poi il problema è che con l'equilibrio tra praticamente aumentando l'alcol che cos'è? L'alcol è un prodotto escretorio dei lieviti. Quindi i lieviti producono, scartano questo alcol come risultato della loro digestione. E pertanto, più aumenta l'alcol, più e meno i lieviti lavorano. Questo è il problema. Quindi è molto difficile andare oltre certi valori di alcolometria. Se io trovo una birra che ha dei gradi troppo alti, mi viene sospetto che l'alcol sia stato aggiunto a posteriori. O vedo appunto che è una birra di trappa, una birra di convento, altrimenti lascio perdere. È una birra che si mette nel bicchiere, si assaggia ed è completamente dissociata, si sente l'alcol proprio separato dalla birra. È una sensazione molto sgradevole. Sembra di bere appunto della birra con dell'alcol aggiunto, cosa che generalmente è proprio così. Bene, quindi ecco ad esempio la birra di Natale. Ogni volta che gira la luna, ogni volta che la luna, dopo aver fatto la lunazione, va in un segno, in una costellazione, perché qua parliamo di costellazioni, non di segni, di fuoco, io prendo le mie bottiglie e le agito per bene.
rimetto in gioco i lieviti. Ecco, bene, vi saprò dire poi era tale il risultato di tutto questo, di tutte queste fatiche, che non sono mai sprecate. C'è chi mi ha fatto il complimento meno evidente, ha detto che la mia birra è una birra da urlo. Però effettivamente ora che ci penso non ha spiegato in che senso. Ok, bene, vedo che siete molto pigri, l'argomento della birra dal punto di vista astrologico vi stimola a venire in chat a farmi delle domande. Comunque, se volete imparare a fare la birra, su internet trovate i kit, quelli fatti col tino di polietilene, quelli vanno benissimo, ci sono le istruzioni idiot proof, come dicono gli americani, cioè a prova di scemo, e io ho cominciato così, appunto, quando comincio una cosa dico io sono scemo, vediamo cosa dicono le istruzioni. Vado a leggere persino quelle dell'IKEA, pensate. E poi ho cominciato, dopo aver fatto una birra così, poi ho cominciato a creare. Ecco, io direi a questo punto, prima di passare all'argomento successivo, direi di fare una piccola pausa musicale. Cosa ne dici, Saius? Ma io sono sempre favorevole, anche perché sto mandando in onda questa cantante Grace Kelly, che mi piace tantissimo la sua musica, quindi per me va benissimo, Ettore. Ricordo agli amici che stanno ascoltando la 10ª puntata della Via del Cielo, la Via della Terra, ricordate la Via del Cielo, come dico io, alla partenopea, sì. Partenope vuol dire ragazza in greco. Ah sì? Benissimo. Sì. Molto bene. Allora, evidentemente i greci sono stati colpiti dalla bellezza delle napoletane. Può essere, chi lo sa. Non c'ero a quell'epoca, quindi non posso. Magari c'eri, l'hai dimenticato. Non mi ricordo, insomma. Allora, di Grace Kelly facciamo ascoltare Ready, Set, Stay. Che bello inglese il mio, ragazzi. Hit snooze, just 5 more minutes, please. You're such a sleepy head, and that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon. And we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever, stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Let's stay under these cotton waves, calling to work and say you won't go today, ain't no way. Download our favorite TV shows, rubbing nose and nose till the sun goes down again. Under the covers, wait for me. Wait for me. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Stay forever, stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever, stay, stay. I'll be so warm here in your arms. So take a snapshot before life gets us back in the race. Ready, set, stay. Ready, set, don't go. Ready, set, stay forever, stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Stay
forever, stay, stay, stay. Stay forever, stay, stay, stay. Thanks so much. Molto bene cari amici, e siamo ritornati in diretta 22:23 in questo momento, e state ascoltando La Via del Cielo, La Via della Terra, condotto da Ettore. In questa puntata, la decima, stiamo parlando di astrologia, credo proprio di sì, che se non mi sono perso nei meandri qua nei corridoi dei beat, dei bacchi, dei porti, no, di Morfeo. Si è addormentato con Morfeo, no. Per quello poi mi dici che non dormi la notte, per forza, dormi in trasmissione. Dormi in trasmissione, ne approfitto ogni tanto quando parli, mi faccio il sonnellino. Ah, ecco. Non senti, non se... per dire che sono anche noioso. No, scherzo a parte. No, anzi, sono cose molto interessanti questo, perché soprattutto quando non si conoscono le cose. E quando piace la birra. Quando piace la birra, quindi soprattutto questa puntata mi piace di più. Ecco. E quando la preparerò per il podcast, la riascolterò con molto piacere, assaporando la birra di Ettore, ok? E se vuoi ti insegno a farla. No, voglio solo birra, non fatemi lavorare, io sono contrario a certi sforzi. No, ma non è, non sforzi, non sforzi. Bene. Poi, insomma, sono ampiamente ripagati gli sforzi. Bene Ettore, allora continuiamo la tua chiacchierata, illuminaci ancora, dai. Ecco, siamo nel, quindi riassumendo, la birra divisa per quattro elementi: il fuoco e l'alcol, la terra e i lieviti, l'aria il luppolo, perché l'aria governa i fiori, e l'acqua è l'acqua. Ecco, quindi a seconda di cosa volete far prevalere sceglierete determinati giorni di lavorazione. Bene, un'altra cosa che si può fare per vedere un po' gli andamenti collettivi è fare l'oroscopo della luna nuova. Se voi vi prendete un bel libro di effemeridi, io consiglio quelle Rosa Croce, per un motivo molto semplice, che i Rosa Croce sono, dunque loro sono partiti come di base del cristianesimo delle origini, dopodiché hanno studiato anche appunto l'astrologia e la utilizzano in modo assolutamente gratuito per fare oroscopi di salute. Quindi se uno ha un problema di salute, manda i suoi dati di nascita all'associazione Rosicruciana e questi di rimando gli mandano la diagnosi e, diciamo, tutto quanto della sua situazione, e loro fanno soltanto oroscopi riguardanti la salute. Bene, quindi ogni tanto comprandogli un libro, insomma, vengono premiati per questa loro attività che svolgono in modo assolutamente gratuito. E poi, a parte tutto, le effemeridi dei Rosa Croce sono fatte veramente bene, tant'è che appunto sono segnate tutte le lune nuove. Ad esempio sul calendario dei semini c'è scritto che il dunque qua siamo a maggio, andiamo a vedere a giugno sabato alle ore 17 ci sarà la luna nuova, però questo non dice niente. Da un punto di vista astrologico è estremamente impreciso. Per fare agricoltura o per fare la birra va benissimo, ma da un punto di vista astrologico è estremamente preciso. Invece sulle effemeridi c'è scritto che il punto di luna nuova, quindi la congiunzione esatta tra il sole e la luna, avverrà al tale grado primi e secondi del segno, nel caso nostro dei gemelli, e alla tale ora, per cui uno si fa l'oroscopo per quel momento lì sul proprio luogo di nascita. A questo punto i pianeti, che sono uguali per quel momento per tutto il mondo, occuperanno delle case che invece sono differenti a seconda del luogo dove viene eretto il tema. Di conseguenza, se è una luna, per esempio, una luna nuova, come c'è stata la settimana, come c'è stato il mese scorso, c'è la luna attualmente in corso, congiunta, c'è una congiunzione tra il punto di luna nuova e Saturno. Ecco, può essere una luna di terremoti, perché Saturno è quello che fa muovere un pianeta di terra, la fa un po' muovere, insomma. Quindi
per vedere esattamente dove potrebbe accadere un terremoto, allora a questo punto bisogna fare svariati tentativi, fare svariate oroscopi per svariate città, finché uno trova questo Saturno in una posizione abbastanza critica da preconizzare un terremoto, per esempio. Ecco, va bene, questo per l'uso dell'oroscopo di luna nuova. Un altro uso che si può fare è quello di compararlo al proprio oroscopo di nascita per fare così come sistema previsionale, per vedere un po' cosa capita, o meglio, se la vogliamo vivere in modo più yang, anziché star lì in modo yin a subire le influenze degli astri, vediamo come utilizzarle per fare quello che ci piace, quello che dobbiamo almeno, perlomeno. Cioè, se noi abbiamo per esempio quella luna lì, abbiamo un pianeta che è congiunto al nostro sole di nascita, prendiamo la luna, ecco, la luna è un pianeta di alimentazione, non dovremo mangiare tanto in quella luna lì perché avremo più tendenza ad assimilare, per esempio. Se avremo Mercurio o Saturno, sarà un momento per studiare, sarà una luna buona per studiare, eccetera. Così si vanno a vedere le congiunzioni, soprattutto, non state a perdervi con gli aspetti che danno veramente poco come indicazioni e richiedono molto sforzo per trovarli e per gestirli. Guardate, andate a vedere le congiunzioni, quindi, e soprattutto appunto la congiunzione luna-sole della luna nuova, se a toccare qualche pianeta del vostro oroscopo di nascita. Invece, e così fate con tutti gli altri, Mercurio, Venere, Marte, eccetera, andate a vedere che dove si trovano, soprattutto andate a vedere le eventuali congiunzioni con gli assi, cioè con l'ascendente e col medio cielo. Questo appunto per vedere le cose che vi conviene fare di più in quella luna lì. Quindi voi potete in questo modo riuscire, come prima dicevamo che per far venire gli spinaci più grossi, la foglia degli spinaci più grossi, bisogna fare la coltivazione con la luna che occupa una costellazione d'acqua. Ebbene, così utilizziamo l'energia della luna nuova per fare, nella luna nuova, nei 29 giorni successivi, per fare le cose che ci con il minor sforzo possibile. Quindi se in quella luna lì abbiamo delle cose da fare, è una luna segnata molto dall'elemento terra, abbiamo in mente di fare l'orto, bene, buttiamoci sull'orto che è il momento giusto, avremo l'energia giusta. Ecco, funziona così, è una cosa molto semplice, una volta che si è imparato un po' il meccanismo delle analogie. Le analogie le abbiamo viste le ultime due volte, che abbiamo visto tutti i pianeti con le loro analogie, con i segni, con le case e con le cose varie, tipo Marte, ho fatto l'esempio, il ferro, e perché? Perché la tradizione il ferro è il metallo del pianeta Marte. Poi andiamo a vedere che Marte è rosso, che Marte governa il sangue nel nostro corpo. Andiamo a vedere, l'anatomia ci insegna che l'emoglobina, la molecola base del sangue, è praticamente poggia su un atomo di ferro, quindi vedete che c'è un ritorno delle cose, insomma, come diceva Tommaso, nulla del mondo sotto la luna sfugge all'influenza degli astri. C'è un grandissimo scrittore che si chiama Mario Pinkerle, che ha scritto un libro stupendo che si chiama I 22 archetipi. Dovete leggere, non vi posso spiegare cos'è perché sarebbe troppo lungo, prendetelo e leggetelo. Praticamente lui dice che nell'universo gli archetipi sono 22, pertanto ogni archetipo è in corrispondenza di un suono con questo, utilizzando questo suono si può favorire quell'archetipo. Insomma, datevelo a vedere perché è favoloso, assolutamente favoloso. E insegna a usare questi archetipi chiaramente per fare delle cose. E farle appunto col minor sforzo possibile. Perché quando ci raccontano che Dio ha detto ti guadagnerai, ma io non ci credo, insomma. Ci hanno dato i mezzi che per... e fare tutto, per fare tutto col minor sforzo possibile, abbiamo l'intelligenza, è inutile andare a fare degli sforzi che, soprattutto ultimamente,
possiamo delegare tranquillamente alle macchine, no? Siamo arrivati ormai di diffusione, di evidente diffusione, i robottini che girano per casa facendo pulizia, quindi non vedo perché una persona debba perdere la propria intelligenza e sacrificarla per fare pulizia in casa quando ci sono le macchine a farlo. Ecco, questo è il mio pensiero. Bene, comunque l'età dell'Aquario sarà un'età probabilmente di sviluppo di questi concetti. Tornando al discorso della Luna Nuova, dell'oroscopo di Luna Nuova, questo appunto è uno dei sistemi per provare cosa fare in quella Luna lì, come impiegare meglio le proprie energie per avere risultati migliori, superiori. Poi, ecco, si può anche utilizzare se voi fate, per esempio, avete un astrologo che vi fa la rivoluzione solare e più precisamente perché riguarda un periodo di tempo più ristretto. La rivoluzione solare riguarda il Sole, quindi 365 giorni. La rivoluzione solare riguarda proprio la rivoluzione, scusate, lunare, riguarda proprio la rivoluzione della Luna che dura un pelino 27 giorni e qualche ora, per cui che è diversa dalla rivoluzione sinodica. La rivoluzione sinodica è quella tra luna nuova e luna nuova. Invece la rivoluzione lunare astrologica è quella che si fa da punto a punto, cioè se voi nascete con la luna in Ariete, lo fate per tutte le volte che la luna passa su quel grado lì dell'Ariete che occupava al momento della vostra nascita. Quindi fate una piccola rivoluzione solare che avrà una validità di 27 giorni. Ed è una cosa sorprendente perché se voi avete degli eventi che vi preoccupano, per esempio, nell'ambito della rivoluzione solare, potete farvi le vostre 13 rivoluzioni lunari e vedere in quale periodo questi eventi che vi preoccupano potrebbero verificarsi e quindi cercare di evitarli in quel periodo lì. Bene, sono tecniche, ecco, sono tecniche, funzionano, non è un po' come gente che mi dice, ma tu credi in astrologia? Dico, l'astrologia è una tecnica, non devi avere, non è una questione di fede. È un po' come se io ti chiedessi se tu credi nella chirurgia. E da notare che l'ultima volta che ho fatto questo paragone, la persona con cui parlavo era un chirurgo, ma questo l'ho saputo dopo. Bene. Quindi l'astrologia è una tecnica, esattamente come una tecnica la chirurgia. Non c'è niente di strano, non c'è niente di fideistico, è così. E viene una tecnica che viene usata appunto per ottenere delle cose. Nel caso della chirurgia viene usata, per fortuna esiste, perché ultimamente la medicina sembra abbastanza deficitaria, quindi per fortuna che esiste la chirurgia che ogni tanto cerca di rimediare ai danni prodotti dalla medicina. O dei danni che la medicina non è riuscita a evitare. Bene, tra l'altro, a proposito di medicina, la differenza base tra la medicina occidentale, cosiddetta allopatica, e le medicine orientali è che in Oriente il medico viene consultato 4 volte all'anno, cioè al cambio di stagione. Ti rechi dal medico. Lui ti visita, ti dà delle raccomandazioni, ti fa la dieta e ti dice che devi ripassare dopo 3 mesi. Se in questi 3 mesi ti ammali, il medico a spese sue viene a casa tua e ti cura. Quindi capirete che il medico ha interesse a starsene tranquillo e non andare a spendere soldi e tempo a curare dei pazienti con i quali ha sbagliato. Quindi il suo interesse è conoscere la medicina, in modo da avere un reddito più alto possibile. Bene, in Occidente invece è esattamente il contrario, cioè più sei malato e più paghi. Quindi il medico, anche inconsciamente, semplicemente in modo inconscio, senza voler colpevolizzare nessuno, ha tendenza a rivederti. Cioè se tu vai cioè, più sei malato, più devi spendere. Invece in Cina spendi quando sei sano. Se però per errore del tuo medico ti ammali, allora a quel punto lì
il tuo medico viene e ti cura gratis, quindi comunque non spendi. Ecco, chiaramente se facessero una cosa del genere il sistema medico occidentale salterebbe. Salterebbe perché salterebbero le case farmaceutiche, salterebbe un po' tutto, insomma. Voi capite benissimo perché. Quindi non viene adottato il sistema orientale, che pure è molto più efficace. Bene, chiusa questa parentesi, per ritornare alle nostre tecniche astrologiche. Eventualmente la prossima volta potrebbe essere, andiamo a vedere in agenda, la prossima volta potrebbe essere il 2 di luglio, martedì 2 luglio. Dico potrebbe perché è un impegno che non so se mi finisca, credo che mi finisca alle 20, ma non sono sicuro, forse va avanti ancora fino alle 21, non lo so. È possibile che io sia, arrivi più tardi, quindi la trasmissione nel caso potrebbe partire anziché alle 21.30, alle 22, comunque in ogni caso il nostro Saius verrà informato e della cosa manderà messaggi vari, lo scriverà sul libro delle facce, Facebook appunto, eccetera, sulla chat per avvertirvi se ci sarà un ritardo oppure se la trasmissione salterà del tutto. Ecco, questo è quanto. Eventualmente si passerà poi al martedì successivo, insomma. D'accordo, chiusa la parentesi del prossimo martedì astrologico. Quindi, la prossima volta, ricordo, per chi per caso si fosse sintonizzato per la prima volta, ci sarà il Feng Shui, quindi la via della terra. E questa trasmissione era stata fatta con queste due discipline vengono trattate perché sono assolutamente complementari, in quanto il Feng Shui ci fa capire che noi che stiamo nella casa, abitiamo in casa per almeno 10 ore al giorno, ne riceviamo assolutamente le influenze. Questo è più che ovvio. Se voi state in un posto per 10 ore al giorno, scusate, è ovvio che questo posto vi influenza. Se voi state con una persona per 10 ore al giorno, questa persona vi influenza e quindi non vedo perché non la casa. Considerate poi che nella tradizione religiosa romana dell'antica Roma, la casa era adorata, erano adorati i nomi della casa, i lari, che venivano appunto nutriti, venivano riveriti, serviti, perché il loro compito era quello di mantenere la casa in buona salute, e il loro compito era quello anche di mantenere lontano dalla casa le entità negative. Quindi i famosi babau di cui si racconta ai bambini, ecco, venivano tenuti lontani da questi lari, che erano le entità che proteggevano la casa. Invece c'erano i penati che proteggevano le persone della famiglia, in contrapposizione. Bene, quindi era nata questa cosa qua perché in Oriente si dice che ci sono tre le vie. C'è la via del cielo, come dice Saius, che è l'astrologia, che in Oriente ha delle valenze molto diverse da quelle che abbiamo qua in Occidente. Personalmente io ho scelto quella occidentale perché sono nato in Occidente e perché, per quel che ne so io, si vedono meglio i risultati, insomma, di quella occidentale. Forse perché quella orientale non la sa nessuno, nessuno la spiega come veramente è, insomma. Quindi può darsi che sia anche superiore, però al momento non è spiegata, non è divulgata. Quella è la prima via. Poi c'è la via dell'uomo, che riguarda quella parte del destino che l'uomo può gestire, quindi la cultura che si può fare, le conoscenze che può fare, eccetera, le scelte praticamente, anche le scelte affettive, insomma, tutte le sue scelte sono quelle che condizionano il destino, fanno parte dell'energia dell'uomo. E infine l'energia della terra, che è il Feng Shui, cioè questa arte di propiziarsi la casa.
Qui i romani lo facevano appunto, beh, innanzitutto i romani facevano delle case regolari, quindi era difficile sbagliare. Poi mettevano il gabinetto fuori, che è una cosa critica nella casa, il gabinetto, quindi ecco, già erano, sapevano queste cose, ce l'avevano già abbastanza codificate. E senz'altro, io devo dire una cosa, devo ribadirla perché ho già detta tante volte, il Feng Shui, che ci appare come una cosa del lontano Oriente, in realtà era straconosciuto in Occidente ed è stato codificato, ma tenuto nascosto, tenuto, è stato occultato. Non a caso la costruzione che meglio rispetta le regole del Feng Shui ce l'abbiamo in Italia. È la famosa fortezza di Castel del Monte, che in realtà non è neanche una fortezza, è stata voluta da Federico II e si tratta di era un centro iniziatico che stava sul famoso meridiano di Michele, che prima era il meridiano di Hermes Mercurio, quindi meridiano di conoscenza. Quindi niente di meglio che metterci sopra un centro iniziatico. Questo meridiano transita attraverso Medina, La Mecca, Gerusalemme, Monte Athos, Castel del Monte, passa sotto la sacra di San Michele in Val di Susa, procede verso la Francia, verso la Bretagna, Normandia, Mont-Saint-Michel, passa al sud dell'Inghilterra, quindi tutta la zona delle ley line dove appaiono i cerchi nel grano, eccetera, passa nel sud dell'Irlanda e via così. Quindi se prendete un filo di lana e lo mettete sul mappamondo, vedrete che tocca tutte queste località che vi ho detto. Questo è il meridiano della conoscenza, il meridiano di San Michele. È quello che questi dispettosacci che volevano fare il treno ad alta velocità in Val di Susa, allora volevano tagliare questo meridiano, perché così avrebbero evitato che le persone prendano conoscenza, prendano coscienza. Poi conoscenza e coscienza hanno la stessa radice, un'etimologia molto simile, quindi prendono coscienza e quindi conoscenza di queste cose e quindi sappiamo bene, insomma, che il popolo ignorante viene governato meglio, con meno difficoltà. Se poi in più gli si mette un televisore in casa, anzi un televisore in ogni stanza, allora il gioco è fatto. Bene. Per ancora due cosine, così la prossima volta appunto parleremo di Feng Shui. Non ho ancora scelto l'argomento, comunque vi garantisco che sarà molto interessante. Per questa sera con l'astrologia io chiuderei qua e per la prossima volta vedrei un attimo di nuovo, perché l'altra volta sono stati giusto solo così accennati, i sistemi di astrologia previsionale. Ovviamente la chat è aperta a qualunque domanda inerente al tema. Ad esempio, se mi chiedete quanti anni ho, vi posso rispondere, ma non è inerente al tema. Vi posso dire magari che sono del tale segno. Ecco, giusto per rimanere inerenti all'astrologia. Ok, anzi, non sono io di quel segno è mio. Bene, è diverso, è sottile, ma è diverso. Bene, sai, io che chiuderei qua. Tu cosa ne dici? Ok, Ettore, allora diamo appuntamento alla prossima volta, esattamente, se non sbaglio, il 18 di giugno, giusto? 18 giugno, sì, saremo alle soglie del segno del granchio E parleremo della Terra, e parleremo della via della Terra. Esatto, la via della Terra. parleremo di via della Terra. Vedo che hai un'icona dove nevica. Ecco, Sì, preferisco la neve io. anche Odio perché soffro per l'estate. il freddo. Bene. Preferisco il freddo al caldo perché con il freddo ti puoi coprire. Sì, questo è vero. Ecco. Allora, terminiamo con un altro brano di Grace Kelly dal titolo Kiss Away Your Tears. Non so se l'ho pronunciato Un bene. bacio? Is away? Your è Sì? scritto Tears, quindi. Tears, no? Non lo so. Benissimo, ok, lo faremo scoprire ai nostri ascoltatori. Un caro Facciamocelo saluto. scrivere in chat. Un caro saluto a tutti quanti e ricordatevi di questo appuntamento bisettimanale, La Via del Cielo, La Via della Terra, programma condotto da Ettore.
prima di mandare il brano, ultime cose, ricordandovi il nostro indirizzo email info@sides.com per chi volesse scrivermi, chi volesse invece interagire con il nostro direttore artistico Gianluca e soprattutto con la sua rubrica che è puntata settimanale ma viene trasmessa tutti i giorni a mezzanotte, alle 6 del mattino, alle 18, The Rock Band History, quindi la storia delle band rock. Mi stavo già impapinando con le band rock. Scriva gianluca@sites.com. Per quanto riguarda la nostra organizzazione, il nostro responsabile organizzativo è luca@sites.com. Il sito, ve lo ripeto, www.siteswebnetwork.it. Le nostre trasmissioni ogni due martedì, ci abbiamo Ettore con la Via del Cielo e la Terra, poi ancora ogni due mercoledì abbiamo Libero Orizzonti, domani non andrà in onda Libero Orizzonti ma la settimana prossima, perché avremo un ospite d'eccezione, e tutti i lunedì non vi dimenticate della nostra trasmissione di punta, provvisoriamente i due compari più uno, condotta da Gianluca, da Luca e dal sottoscritto che è in regia. Avremo lunedì prossimo avremo un ospite, seguiteci con i nostri eventi, quando metteremo i nostri eventi su Facebook, sul nostro blog, e così saprete anche chi viene. A questo punto un caro saluto a tutti quanti, grazie Ettore, una buona sera a te, una buona sera a tutti i nostri amici ascoltatori, e andiamo col brano. Buonanotte e state bene. Ciao. Lay down your head, lay down your pride, this is you and me. No one's here to criticize, no one's watching us. So let me take care of you and cry, my darling, cry. Tell me everything. Who cares if your words are a jumbled mess? Just do your best. I'll be here to take care of you. So cry, my darling, cry. I'll kiss away your tears. I'll hold your hand. I'll hold your head all night, and I won't say a word. I'll just be by your say you.
I'll kiss away your tears. I'll hold your head all night, and I won't say a word. I'll just be by your side. Tim Hood. Thank you very much.